Ehi là, è un po' tardi, eh. È vero, un po' tardi, però faccio lo stesso video su il primo Gran Premio della stagione di IndyCar. Allora, è stato un Gran Premio che onestamente ha riservato, a parte l'incidente iniziale, poche emozioni. Incidente iniziale, per chi non avesse seguito, è stato causato da una manovra letteralmente folle di un pilota comunque esperto, ex campione di categoria come Newgarden, il quale ha messo due ruote fuori dall'erba, la macchina si è intraversata ed ha innescato una carambola pazzesca. Praticamente sono andati fuori in cinque: Newgarden, Rosenquist, Hunter Rey, Chilton, e l'altro era Colton Herta. È rientrata la safety car, che poi la cui presenza è durata parecchi giri. Poi è rientrata dopo il testacoda di Jimmy Johnson, ex pluricampione di NASCAR, evidentemente non ancora a suo agio sulle vetture di Formula Indy. E poi la gara è scivolata via, un po' noiosa, un po' noiosetta, devo dire. E questo per pochissimi sorpassi, e questo a confermare quanto ho detto in un altro video. Cioè, in IndyCar ci sono i rifornimenti e spesso si preferisce provare a scavalcare l'avversario ai box, come si faceva una volta in Formula 1. Da questo punto di vista, dal punto di vista spettacolare, la Formula 1 ha fatto grossi passi avanti rispetto alla Formula Indy. Poi magari anche il circuito piuttosto stretto e dove è oggettivamente anche difficile sorpassare. Poi, ripeto, tutto è stato destinato a tutto è stato deciso dalle tattiche ai box. Vince questo spagnolo, Alex Palau, non ricordo come cazzo si chiama, Palau mi sembra, che è stato il più costante. In pole partiva Ward, il messicano Patricio Ward, con Alexander Rossi. I due evidentemente sono partiti anche scarichi, piuttosto scarichi di benzina. Poi, quando hanno dovuto effettuare un rabbocco un po' più consistente, hanno perso posizioni, con Ward che comunque se l'è cavata con un buon quarto posto dietro il vincitore Palau, e dietro due vecchie volpi come Will Power e il pluricampione Dixon. La delusione della gara è stato senza dubbio Alexander Rossi. Alexander Rossi, perché nelle prime battute è arrivato fino a soli 3 decimi da Howard, che lo precedeva, ma non ha mai abbozzato un vero tentativo di sorpasso. Non solo, quando i due che si sono marcati stretto, lui e Howard, entravano ai box, praticamente lo hanno fatto sempre in contemporanea. All'uscita, quando si è trattato di guadagnare qualche posizione, il messicano Howard è stato più deciso nei sorpassi, devo dire, mentre Rossi nelle ultime fasi della gara ha perso molte posizioni, ed è arrivato solo nono dopo una prima fila e dopo gran parte della gara nelle primissime posizioni, molto lontano dal podio. E raga, io è vero che faccio il tifo per lui, io è vero che tifo per lui, è di chiarissime origini italiane, porta il numero 27 di Villeneuve, ma così rischia davvero di rimanere un incompiuto questo Alexander Rossi. Oddio, ancora giovane, sarà
Se pensiamo che per la categoria IndyCar Jimmie Johnson ha 45 anni, non solo, risulta iscritto al campionato fianco Juan Pablo Montoya, Castroneves, ma evidentemente questi correranno solo negli ovali. Evidentemente, Castroneves poi, storico specialista degli ovali. Negli stradali, evidentemente, faranno passo. Ribadisco, ma è stato un gran premio che mi ha un po' deluso. Poco spettacolo, se si eccettua lo spettacolare incidente all'inizio, ma lì c'è da dire che quanto a sicurezza la Formula Indy forse è ancora un po' più avanti, è ancora più avanti della Formula 1. Hanno l'alo, ma loro a differenza della Formula 1 hanno anche il parabrezza. Hanno anche un parabrezza, un alo forse un po' più alto di quello della Formula 1. Insomma, sono molto. Perché ragazzi, se guardate la dinamica dell'incidente al primo giro, è spaventosa. È spaventosa, una carambola pazzesca. Una carambola. Per gli appassionati, che ha ricordato molto il tragico incidente che poi causò la morte di Ronnie Peterson. L'incidente fu al Gran Premio di Monza del 1978. Una carambola molto simile, lì si era in partenza, qui dopo il primo giro, praticamente al primo giro. È stata praticamente l'unica emozione forte di questa gara. Il resto si è giocato tutto ai box. Ho giocato tutto ai box e dobbiamo dire che è stata premiata la costanza di questo Palou, che ha vinto davanti ai più esperti, Power e Dixon. Certo è che Dixon, da questa gara si capisce perché Dixon ha vinto tutti quei titoli, perché è un po' il discorso che vale per Hamilton. Magari oggi ha fatto una gara completamente anonima, però cazzo ti arriva a podio. Questo ti arriva a podio. E in America contano molto i piazzamenti. Essendo un campionato dove molto equilibrato, tant'è che se guardate i distacchi sono molto risicati, anche fra i primi e gli ultimi sono molto risicati i distacchi. Cioè praticamente la gara si è conclusa ad esclusione delle vetture incidentate, praticamente la gara si è conclusa senza doppiati. E questo in un circuito molto breve, in un circuito da 1 minuto e 0,5 la pole position. Cioè, finire senza doppiati vuol dire che c'è grande equilibrio. Quindi questo è un campionato dove ci sono molti vincitori, molti arrivano a vincere gare. Ed è un campionato, in un campionato così i piazzamenti contano. E oggi ho capito perché un pilota non certo molto appariscente come Scott Dixon ha vinto tutti quei titoli. Dixon, l'altro era. Oggi purtroppo non ha potuto dire la sua, l'altro era New Garden, l'altro che ha vinto qualche titolo, due o tre titoli mi sa che ha vinto New Garden. Tutto sommato buono l'esordio in IndyCar di Grosjean, lui viene dalla Formula 1, reduce da quel brutto incidente. L'ultima gara dello scorso mondiale di Formula 1, dove la macchina prese fuoco, ha fatto una gara regolare, non appariscente, però ha avuto un buon piazzamento. Ripeto, qua anche un ottavo nono posto nell'economia di un campionato come l'IndyCar può andare bene. Non penso che punti a vincere. Grosjean nel primo anno. Ci sono piloti molto più esperti, vedi Dixon, vedi Power, vedi New Garden, che sicuramente diranno la loro.
Alexander Rossi è uno dei papabili al titolo, ma se non rischia, se non se vi parte in prima fila per poi finirmi nono senza infamia e senza lode, la vedo dura, la vedo dura. Occhio a questi giovani, questo Patricio Ward, a questo Polau, come cacchio si chiama lui, a Colton Herta, che purtroppo è stato vittima incolpevole di questo incidente. Colton Herta 2 anni fa, nell'altro campionato che ho seguito, l'IndyCar, fatto vedere buone cose, vinse a Austin, se non ricordo male, poi vinse un'altra gara che non ricordo. Sì, no, a Austin vinse, era la seconda gara allora, nel 2019, poi vinse un'altra gara che ora mi sfugge, però è un giovane interessante, questo a differenza di, però ribadisco il fatto che un pilota come Dixon, una gara completamente anonima, mi arriva terzo. Ora capisco perché questo ha vinto tutto quello che ha vinto in questa sede qua. Spero che seguiate, appassionati di motore, anche l'IndyCar. Oddio, oggi è stata un po' noiosetta la gara. Molto probabilmente tipo dal circuito. Vi invito a iscrivervi al canale. Vi auguro una buona notte. Ciao.